Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. L'ospite di oggi è una che se ne intende e naturalmente tutti gli ospiti che vengono ad Arte 24 se ne intendono, ma l'ospite di oggi è una persona che viene pagata per intendersene. Si tratta della professoressa Marisa Volpi Orlandini, che è ordinaria di storia dell'arte contemporanea all'università, alla facoltà di lettere. E la ringrazio in anticipo per essere venuta, è sicuramente un contributo molto importante quello che ci darà. Vorremmo discutere con Marisa su un problema che per molte persone è ancora un problema da risolvere, cioè la scomparsa delle immagini dalle opere d'arte. Molti ancora si domandano cosa siano i quadri astratti, cosa siano i quadri figurativi, come mai i quadri astratti, quali sono le esigenze che hanno portato gli artisti a eliminare le figure, le icone. Ecco, è un discorso che ci siamo proposti di fare, naturalmente andrà tutto a ruota libera come è nostra abitudine, ma non, data la presenza dell'ospite di oggi, non ci sono rischi da questo punto di vista. Speriamo. No, sicuramente è così. Bene, vogliamo partire dai motivi storici. Come pensi di così raccontare ai nostri amici queste vicende? Ma sì, certo, si potrebbe partire proprio dai motivi storici, perché io credo che sia più chiaro se facciamo un momento mente locale su quella che è stata la storia dell'arte, che tutti più o meno conoscono, dell'Occidente europeo. Se uno pensa al 4, al 500, al 600, a quadri di Raffaello, di Leonardo, ecco, ci si immagini un momento, immagini note. Che cosa si può osservare ricordando queste immagini note di artisti così famosi? Che tra le immagini che loro rappresentano e lo stile, diciamo, la forma, il modo di vederle, il modo di lavorarle, c'è continuamente un rapporto, continuamente una relazione, cioè non rimangono fisse per lunghe epoche storiche, quasi addirittura. Quello che si può notare è che tra l'immagine e il modo di lavorare l'immagine, c'è un continuo rapporto, lo direi dialettico adesso. Ecco, non diciamo so se... che non si è mai detto, o perlomeno si è detto, ma poi si è contraddetto, che una mano chiusa si fa in questo modo e solo in questo modo, vuol dire questo? Sì, cioè per esempio nella storia dell'arte, poniamo della russa, che è più legata alla storia dell'arte bizantina, l'elemento dell'icona, cioè l'immagine, rimane come uno stereotipo fissato, cioè qualcosa di prestabilito, un modello prestabilito che immobilizza in un certo senso attraverso i secoli una certa visione. In qualche modo ciò che è avvenuto con le nostre casse panche. Esatto, quindi. Sì, cioè dei modelli che permangono. Ora invece nella storia dell'arte occidentale, pittura, scultura e anche architettura, abbiamo avuto, almeno a livelli diciamo così più noti, più clamorosamente noti, un continuo mutare dell'occhio, per cui un'opera del 4 si distingue nettamente da un'opera del 4, addirittura del 450 si distingue da un'opera del 470. Uh-huh. C'è una storicità, cioè un continuo mutare dell'occhio e un continuo mutare dei modi di lavorare l'immagine. Ecco, queste cose per esempio capitavano nell'arte cinese.
Questo, per esempio, nel mondo orientale ed estremo orientale è meno visibile, sì. Penso. Io non sono un'esperta, però da quello che risulta c'è una certa maggiore staticità. Cioè, una delle arti che maggiormente ha avuto questo tipo di... Si può dire che è quasi la caratteristica eminente, più tipica dell'arte dell'Occidente europeo. Direi proprio, sì, che una delle sue caratteristiche, forse addirittura unica in questo senso, una certa storicità, cioè un certo mutamento c'è ovunque, anche nell'icona bizantina russa, certo, c'è, però chiaramente in questa nostra c'è una libertà maggiore, per cui tra la fissazione di un modello, anche di un modello che può essere un modello religioso, tipo la rappresentazione della Madonna, poniamo, e il modo di lavorare questo modello, c'è un continuo interferire, per cui si capisce che c'è una civiltà diversa che l'ha prodotta, una civiltà che è comunale, oppure una civiltà che è delle signorie, oppure una civiltà che è dello Stato monarchico, oppure cioè tutti i riflessi storici si immediatamente si colgono, cioè muta il mondo che intorno muta, si riflette nei mutamenti dell'operare artistico. Ecco, si trattava quindi di civiltà più dinamiche, meno statiche. Meno statiche, quindi... proprio nella storia dell'arte poi è un fatto proprio, si riflette poi non so nelle altre forme dell'arte, nella letteratura eccetera, io sono un esperto di storia dell'arte, posso dire che in questo campo si riflette nettamente la storia in tutte le sue forme, non che entri direttamente in modo pesante, ma indirettamente si riflette, questo sì, si è indubbio. Sono quelli che si chiamano stili, per esempio. Ecco. Appunto, gli stili mutano, tutti sono in grado di distinguere, o perlomeno è facilmente si può distinguere anche nelle nostre chiese in Sardegna, uno stile romanico da uno stile gotico, da uno stile rinascimentale, cioè c'è un'evoluzione che si coglie costantemente, insomma. Ecco, questo è durato fino a quando? Questo è durato appunto fino, direi, alla fine del Settecento. Non so se questo aspetto proprio si possa collegare con la Rivoluzione francese, ma certo una relazione con gli avvenimenti storici, come ho detto, c'è sempre. Certo, alla fine del Settecento si registra un mutamento. Gli artisti, gli amatori, coloro che avevano un gusto dell'arte, girano, l'Italia in particolare, che è stata sempre un modello in fondo per questa storia dell'arte occidentale, prendendosi degli appunti, dei disegni, delle notazioni, con stili che sono estremamente diversi anche nella stessa persona, cioè una volta si travestono in stile gotico, una volta in michelangiolesco, una volta in stile raffaellesco, cioè vediamo che lo stesso artista spesso usa stili diversi, cioè c'è come una specie di scollamento tra l'immagine e il modo di lavorarla, c'è una dispersione di quella continuità storica che prima si era notata. E questo fatto evidentemente si riflette per tutta la storia dell'arte dell'Ottocento. Allora uno si domanda perché questa cosa è avvenuta. Ecco, cioè, questa è una domanda che ci si pone e non è che si possa rispondere così. Sì. Le risposte sono tante, no? Perché gli elementi che agiscono sono tanti. E comunque le cose più importanti che hanno contribuito anche... Così, da un aspetto tecnologico, l'invenzione della fotografia, per esempio, pensi che abbia giocato in questo qualche modo? Indubbiamente moltissimo, sebbene la cosa si intervenga in un certo senso, e questo appunto è un fatto anche interessante, interviene più tardi, cioè interviene nell'Ottocento, sì, pieno, però certamente la funzione che aveva la pittura precedentemente nel darci, non so, un ritratto, un paesaggio come ricordo e come proprio per il committente, per colui che diceva all'artista mi fai il ritratto, evidentemente con la fotografia questa funzione dell'immagine finisce. E finendo la funzione informativa dell'immagine finisce anche la sua funzione nel rapporto con l'elaborazione formale del quadro, insomma è chiaro che finendo l'elemento di essere attivo rimane inerte, e quindi rimanendo inerte lascia l'artista in uno stato di problema, cosa faccio adesso? Ecco, questo è il punto. Ecco, i primi che si sono posti questo problema chi sono? I primi che si sono posti questo problema, io penso che sono stati gli impressionisti in modo abbastanza netto, specialmente il Monet tardo e Cézanne.
Cioè sono quelli che sono andati più, si diceva che Monet era solo un occhio, insomma, diceva Cézanne di Monet, sì, proprio, ma che occhio. Cioè, in altre parole, aveva ridotto, c'è un processo riduttivo, come dire, un processo in cui l'elemento d'immagine, essendo degradato, gli artisti devono puntare su quali altri elementi? Questo si domandano gli impressionisti. Sul colore, sullo spazio, sulla linea, sulla forma, eccetera. Gli impressionisti puntano soprattutto sul colore all'inizio, no? Sul colore, sulla luce. La luce, le variazioni della luce, quindi come l'immagine viene distrutta dalla luce. Chiedono aiuto alla natura, per così dire, per distruggere l'immagine, in quanto l'immagine era appesantita da questa sua mancanza di comunicativa, insomma. Sì, una cosa curiosa era che gli artisti, diciamo così, tradizionalisti di allora, proprio non capivano questo loro atteggiamento, mi pare. Cioè, gli impressionisti guardavano la natura proprio con, diciamo, anche con molta passione, ed era la cosa che non veniva rilevata, probabilmente perché esistevano modi d'approccio alle immagini di tipo diverso, per esempio le abitudini a questi stili, che evidentemente non erano cadute così in fretta, l'abitudine a dipingere i soggetti anche dipinti all'esterno, senza portare il cavalletto però all'esterno, questi soggetti dipinti in studio con luci diffuse, con questi chiaroscuri molto dolci, era il modo realistico di vedere la realtà, diciamo. Ecco, gli impressionisti dicevano che invece il modo più giusto, più reale di vedere la realtà non era quello, ma il loro. Ecco, bisognerebbe un po' cercare di far immedesimare i nostri amici, perché ormai gli impressionisti siamo tutti capaci di gustarli, diciamo. Nessuno si spaventa più se un'immagine appare sfumata, appare senza contorni, per esempio. E cercare di metterli un po' nelle condizioni in cui si trovavano i non informati di allora, proprio nell'incapacità quindi di leggere queste opere. Eh beh sì, perché chiaramente l'occhio loro era abituato al disegno, al contorno, alla figura conclusa, e un Monet, che uno se lo va a guardare da vicino, un Monet sembra fatto di scarabocchi, no? Sì. Perché c'è questa pennellata con una mano straordinariamente abile, che però vicino non dice niente, non c'è neanche un'immagine, non si coglie neanche un'immagine, sono quadri molto grandi. Man mano che ti allontani riesci a cogliere che viene fuori un fiore, una foglia, un'acqua, eccetera. Quindi questo elemento di pittura, diciamo, impressionista, appunto, veniva dato proprio in senso negativo il giudizio da parte del pubblico e anche dei critici, perché furono ostacolatissimi, perché vedevano soltanto questa cosa, diciamo, di sporcare la tela. Cioè vedevano della gente che sporcava la tela senza sapere il disegno, senza sapere la composizione, secondo le regole accademiche che erano state seguite fino ad allora. E infatti proprio patirono letteralmente la fame questa gente, sì, no? Sì. Nessuno li voleva, e poi adesso hanno prezzi incredibili, insomma, perché il mercato ha giocato su questo fatto. E anzi è stato anche un gioco molto curioso, perché in realtà proprio sul fatto che gli impressionisti non sono stati recepiti subito ed hanno poi raggiunto cifre così alte, è che si basa tutta una certa operazione dell'arte contemporanea, non dell'arte, del mercato contemporaneo, nel approfittare di questa situazione dicendo: non li avete capiti, ma avete visto come poi sono saliti gli impressionisti, allora avete visto poi come sono saliti i cubisti, come sono saliti, e quindi ecco che c'è stato questa specie di enorme boom, proprio spinto su una linea sbagliata, diciamo, no? Proprio che era il mercato, e non ancora oggi un Renoir, che è certamente meno, ma molto meno importante di un Monet, costa più di un Monet, questo indica molto di più di un Monet, questo indica che ancora la registrazione della critica e quella del mercato per fortuna sono diverse, cioè meno male, perché in fondo un Monet è molto più importante di un Renoir, e un Renoir costa molto di più di un Monet, quindi meno male in un certo senso che non c'è questa identificazione assoluta dell'elemento, che possiamo ancora distinguere tra merce, tra operazione mercantile e operazione critica, insomma. Certo, già difficile distinguerlo, ecco, per questi pittori che ormai sono, diciamo, ben decodificati. Sì. Ecco, c'è da immaginare quanto sia difficile per
gli artisti contemporanei ancora vivi. Ah, beh, questo è ovvio. Bene, io proporrei una breve interruzione e poi riprendiamo più tardi. Ecco, siete sempre all'ascolto di Arte 24, Tonino Casula e Marisa Volpi Orlandini ai microfoni. Si diceva prima dell'intervallo musicale di questi artisti che, gli impressionisti, che avevano preso a sfaldare l'immagine. Diceva Marisa che molte loro opere, viste da vicino, apparivano come guazzabugli, come dei pasticci, come un insieme di colori che non rimandavano ad altre forme esterne. Poi bastava allontanarsi e l'immagine veniva recuperata. Questo ci dice che il rapporto di questi artisti con la realtà esterna era molto stretto, cioè le loro opere rimandavano alla oggettività esterna, quello che stava di fuori, rappresentavano la realtà esterna. C'è stato un momento poi dove anche questo rapporto sparisce del tutto. A un certo punto vengono fuori delle opere, dei quadri, dove questo rapporto non si ritrova più. Ecco, non si ritrova più perché c'è difficoltà a ritrovarlo, proprio perché non c'era la volontà di ritrovarlo? Beh, insomma, non c'è la volontà di ritrovarlo, cioè c'è un programma preciso a un certo punto che interviene. Ed interviene curiosamente, come accade per certi fenomeni quasi della natura, direi, accade contemporaneamente in Europa in tante città, cioè in tanti luoghi diversi, no? Intorno al 1910-13 è come una specie di esplosione, insomma, perché lo vediamo in Olanda, lo vediamo a Monaco, lo vediamo a Mosca, lo vediamo in Italia, a Milano e a Roma, cioè improvvisamente sembra che l'Europa in tutte le sue si pongano questi artisti. Questi artisti più, diciamo, più acutamente riflessivi, che hanno più drammaticamente questo problema, si pongono. Sì. E se lo pongono naturalmente in maniere completamente diverse. Ecco, comunque c'è stato questo processo iniziato dagli impressionisti che ha sboccato così. Certamente, perché sono stati gli impressionisti che hanno posto questo problema di distinguere quello che era, di avere nella coscienza chiaro il fatto che il colore, la linea, la forma, lo spazio avevano un contenuto comunicativo forte altrettanto quanto quello dell'immagine, insomma, sì. Perlomeno. Loro perlomeno se lo sono posti chiaramente, anche se non hanno portato fino in fondo se non sapevano rinunciare o non rinunciavano, sì, in modo netto a questo. Ora, chi rinuncia? Il primo è indubbiamente Kandinsky, questo pittore russo che viveva a Monaco, che aveva visto Monet anche ed era stato molto impressionato dai pagliai di Monet, che diceva appunto che gli sembravano una sinfonia musicale, i cui colori gli sembravano così, così emozionanti come una sinfonia musicale, oppure come le cupole di Mosca al tramonto, eccetera. Cioè attraverso una cosa lirica, attraverso un'emozione poetica arriva a questo. E l'episodio che lui racconta nei ricordi è un episodio sintomatico, perché lui è il primo ad arrivare all'astrattismo nel 1910 con un acquarello astratto, ma prima di arrivare all'acquarello astratto lui rimane colpito, rientrando una sera al tramonto nello studio, da un quadro suo che era stato appeso rovesciato, e entrava una luce di tramonto che lo colpiva e lui non lo riconosce e ne rimane profondamente emozionato. A quel punto lui si domanda cos'è che lo aveva emozionato. Lo avevano emozionato i colori, le linee, le forme, non le immagini. E questo lo inquieta profondamente, perché è chiaro che si trova di fronte tutto un mondo nuovo da esplorare, e quindi come esplorarlo, con quali mezzi tecnici, con quali strumenti. Prima c'era stata una tradizione di scuola accademica che in qualche modo rendeva obiettivo un certo fenomeno, cioè non lo soggettivizzava fino a quel punto. Quindi come recuperare questa oggettività soltanto col colore, la forma e la linea, eccetera. Quindi questo è il problema di Kandinsky. Ecco, io vorrei interromperti un attimo per fare una riflessione. Sì.
Tu pensa quanta ironia si è fatta su questa storia dei quadri rovesciati. Non ti sei neppure accorto che era appeso al rovescio. Sì. Cioè, io immagino questa gente ben pensante che ha capito bene il mondo, che non sbaglia mai, no? Che di fronte a una situazione di questo tipo, invece di lasciarsi sollecitare, perché sono sicuramente stimolazioni diverse, niente, raddrizza il quadro e basta, non si accorge di nulla. Certo, ma invece appunto qui siamo di fronte a un personaggio come Kandinsky che chiaramente era un ricercatore, uno che si poneva un problema, insomma, che aveva un'inquietudine di fronte a questa emozione improvvisa che lo colpisce, cioè era un esperto di pittura, aveva lavorato molto prima all'Accademia di Stucca, aveva dipinto realista, cioè non è che uno non avesse, uno che non sapeva come dipingere, però improvvisamente capisce che non è l'elemento iconico o l'immagine che lo colpisce, è invece l'elemento colore, linea, però come recuperare un'oggettività, come ridare un senso oggettivo a questa, questo è il problema delle avanguardie storiche. Sì. Cioè il problema che investe tutta la cultura più avanzata, diciamo così, di quegli anni in varie città europee, come ti dicevo prima, cioè Mondrian da un lato, Kandinsky dall'altro, Malevich dall'altro. Evidentemente l'aggancio più importante a questo punto, la riflessione più importante che fanno questi artisti è che l'arte non è solo quella che si appende col quadro alla parete, ma arte, cioè qualità, estetica, stile, devono avere qualsiasi cosa della nostra vita, dallo spazio che percorriamo nelle strade, alla forchetta che adoperiamo per mangiare, alla sedia nella quale ci sediamo. Cioè l'elemento più importante di questo momento storico è proprio la riflessione sull'ambiente urbano, sull'architettura e naturalmente sulla pittura anche, che certo. È evidente. Ma questa pittoricizzazione di tutte le arti che era stata tipica dell'Ottocento e che non aveva permesso di cogliere l'aspetto di degradazione che invece c'era intorno, quello dell'architettura. L'architettura era tutta eclettica, cioè adoperava stili del passato mescolandoli un po'. Sì, anche Cagliari ha qualche esempio. Sì, appunto. Il municipio, per esempio. Ecco, esatto, sì, anche se dignitoso di un certo, livello, certo. Però indubbiamente era questa la caratteristica. Allora bisogna inventare uno stile moderno adatto a una vita moderna. Questo è il punto, cioè una vita, lo sviluppo industriale, lo sviluppo delle città impone agli artisti una riflessione su questo tema. Ecco, vediamo come lo affrontano dopo un intervallo. Io però prima di mandare avanti questo brano musicale vorrei fare un'altra riflessione, ricordare che le cose di cui si sta parlando avvenivano circa 70 anni fa. Beh, ti sembra che vada bene la trasmissione? Mi auguro che sia chiara. Sì, non è so. Molto chiara. Credo che, certo, se la si ascolta, non so, parlando con gli amici, forse qualche cosa scappa, però non ha importanza, noi la rimanderemo in onda altre volte. Va bene, riprendiamo questo discorso sulla necessità di rendere oggettivo quel problema che aveva affrontato Kandinsky quando, entrando nel suo studio, si accorge che un suo quadro è rovesciato e lo emoziona moltissimo. Kandinsky dice, evidentemente, ci sono dei motivi che non riguardano l'immagine, infatti lui non vedeva più le immagini, era un quadro figurativo rovesciato, evidentemente c'è qualcosa sotto. Cosa c'è? Ecco, questa necessità è stata affrontata da molti artisti dell'avanguardia storica, da tutti gli artisti dell'avanguardia storica, e hanno riferimenti di cui direi di parlare dopo, l'organizzazione della forma, delle immagini, le teorie sulla gestalt, psicologia, il transazionalismo, eccetera. Forse per arrivarci con più gradualità, visto che il discorso non è poi tanto semplice, io direi di vedere com'è che questi artisti hanno affrontato questo problema, cioè di capire com'è che colori, linee, forme, punti, tutti questi elementi, organizzandosi, cioè il modo intrinseco a questi elementi, determinasse questa forma di emozione che Kandinsky aveva sentito. Ci sono stati vari artisti che hanno vissuto in maniera diversa questo problema. Ecco, io direi di passarli in rassegna molto rapidamente, cercando anche di descrivere le loro opere, perché probabilmente molti dei nostri amici non ce le hanno presenti. Non so, Mondrian, per esempio,
era un artista che dipingeva dei quadri usando delle linee verticali e orizzontali che creavano un intreccio molto rado, insomma, ne metteva sempre molto poche, dove inseriva tre colori fondamentali, quindi veramente molto semplici, veramente essenziali, che più essenziale non si può neppure col candeggio. Lui, sì, infatti, pur essendo stato un pittore realista all'inizio, poi essendo passato attraverso una specie di espressionismo quando faceva le chiese, le cattedrali, e quando faceva i boschi, eccetera. In questo espressionismo però si vede già in Mondrian un atteggiamento di rifiuto di questo aspetto drammatico dell'arte. Evidentemente il suo scopo era quello di liberarsi di un patrimonio romantico individualista e di arrivare a una oggettività. Lui parla sempre nei suoi scritti di eliminare l'elemento tragico dall'arte e di eliminare l'elemento individuale per arrivare a un qualcosa che sia collettivo, che sia sereno e collettivo insieme. E questa cosa lui la raggiunge attraverso un'attitudine, diciamo, molto oggettiva, molto sperimentale. Per esempio c'è l'albero famoso, no? Che lui dipinge in varie fasi. Prima l'albero lo si riconosce, poi piano piano lui scopre gli elementi strutturali fondamentali come delle griglie, degli elementi a griglia che fanno scomparire lentamente l'immagine dell'albero e lasciano soltanto le strutture verticali e orizzontali che intelaiano l'albero. Il melo in fiore ancora lascia qualche elemento curvo, quasi ad accennare alla foglia, al fiore, insomma, che vagamente si può, diciamo, alludere. Poi scompare addirittura anche questo e lui decide in maniera proprio programmatica di usare solo la verticale e l'orizzontale e solo i colori fondamentali. Perché? Perché attraverso questa riduzione nel suo quadro lui lavora proprio sui rapporti dell'equilibrio dello spazio e degli equilibri delle forme. Giustamente osservava oggi uno studente in facoltà che Mondrian è il più difficile da riprodurre. Stranamente questa elementarità, questa semplicità lo riduce a un manifesto, lo riduce a qualcosa di piatto, di non... E poi non dimentichiamo l'importanza enorme della misura il quadro di Mondrian, per cui quando è riprodotto piccolo. Già non dice, invece proprio la misura era calcolata in funzione anche delle linee e degli spazi che lui ci metteva. E non dimentichiamo che un quadro di Mondrian, e questo io vorrei fare un esperimento proprio anche a tutti i livelli, quando noi mettiamo un quadro di Mondrian in una parete, in uno spazio, tutto quello che è brutto, scadente, ridicolo, grottesco intorno salta all'occhio immediatamente, quindi è come una specie di misura di qualità. Evidentemente lui aveva raggiunto attraverso questi elementi semplicissimi, elementari, in questi rapporti di spazi, linee e colori, sempre gli stessi ma sempre variandoli, certo. Ha raggiunto una misura, come dire, come un livello, un livello tale per cui quella è la misura della qualità dello spazio, per cui se mettiamo un Mondrian tutto il resto casca. Questo è già di per sé, chiunque lo può verificare anche attivamente, insomma, se potessimo avere un Mondrian qui a Cagliari lo metteremmo in uno spazio e vedremmo appunto questo fenomeno. La cosa curiosa è questa, che questo grosso artista non disponeva tutto sommato di una strumentazione scientifica, neanche mentale voglio dire, salvo questo atteggiamento molto attento. In fondo non è che avesse grandi riferimenti alla fisica, per esempio, eppure non c'è una sua sola opera dove un solo elemento, una sola linea, un solo tono di colore sia fuori posto. Sì. La cosa più sbalorditiva. Sbalorditiva, ma d'altra parte bisogna anche dire che c'è uno sforzo di concentrazione enorme, cioè Mondrian lavora per 20 anni sullo stesso tema, quindi evidentemente perché dal 16 o 17, quando arriva a questa idea delle verticali, orizzontali e blu, fino al 36, 37 praticamente non fa altro. Nel 36 introduce un grigio
cioè è una cosa proprio, quindi evidentemente questa concentrazione su pochi elementi, e d'altra parte non dimentichiamo che è la struttura stessa del pensiero umano che conduce alla forma, cioè chiunque di noi ha le possibilità di arrivare a determinare degli elementi, cioè è come la matematica, noi l'abbiamo già nel pensiero, la forma noi l'abbiamo già nel pensiero in qualche misura, la elaboriamo attraverso, storicamente attraverso certe determinazioni, però ci arriviamo tutti se ci applichiamo, quindi evidentemente lui si è applicato in maniera concentrata su quei pochi elementi, e quei pochi elementi ha trovato l'assoluto formale, una forma, diciamo una misura altissima, perlomeno se non assoluta, altissima, che determina una misura per tutto il resto. Mentre invece ci sono zone dove questo è arrivato in maniera molto più scientifica, se così vogliamo dire, e cioè per esempio la Bauhaus, notoriamente nella scuola del Bauhaus, fondata nel 1919 da un architetto come Gropius, e gli artisti, e si chiamavano Kandinsky, si chiamavano Klee, dipingevano di nascosto, cioè quello che si chiedeva loro era soltanto proprio esercitare gli allievi e fargli studiare quelli che erano i principi fondamentali, l'uso dei materiali, i materiali, come si organizzano i materiali, come si comportano i materiali in modo diverso a seconda di come li si usa, e lì entra proprio in gioco tutto questo elemento proprio della come dicevi tu, della Gestalt Psicologie. Non so se vuoi spiegare. Sì, siccome si tratta di un argomento abbastanza pesante, io vorrei intanto mettere in condizione i nostri amici di riposarsi intervallo, e pregandoli di non scappare proprio adesso, perché stiamo arrivando ormai alla summa delle cose. Allora ci sentiamo fra qualche minuto. Tu, Marisa, dicevi che evidentemente questo signore chiamato Mondrian, a furia di studiare con molta attenzione un certo problema, non poteva non finire col trovare questo equilibrio stupefacente di cui si parlava. Tu dicevi che tutti probabilmente potremmo farlo, posto che questo equilibrio, questo modo di formalizzare questi pensieri astratti è in noi. E effettivamente questo il discorso che facevano gli psicologi della Gestalt Theorie, è una scuola di germanica, dove appunto si sosteneva che tutte le forme sostenevano che esisteva un parallelismo tra le forme fisiche e le forme psichiche, cioè gli oggetti, le forme degli oggetti corrisponderebbero ad analoghe forme base nella nostra mente. Questo sarebbero forme innate, cioè tutti gli uomini, ma anche pare gli animali che abbiano un apparato percettivo simile al nostro, occhio e cervello, hanno in sé alla nascita queste forme base. I gestaltici hanno anche scoperto le leggi attraverso cui si articolano queste forme, le chiamano le leggi sulla pregnanza. Ce ne sono 5, se non ricordo male. Questo è un problema controverso, perché ci sono altri psicologi che invece sostengono che non c'è niente di a prioristico, ma è l'esperienza che invece insegna a vedere. Ecco, a noi non è che interessi molto questo aspetto, dal momento che abbiamo dei prodotti finiti che dimostrano una cosa sicuramente, che si tratti di esperienza, si tratti di a priorismo, si tratti di innatismo, il prodotto è quello che è veramente una cosa che possiamo dire in ogni caso, è che sono prodotti stupefacenti da questo punto di vista. Ecco, su questo, diciamo, questo terreno, tu dicevi che non si muoveva molto bene, cioè meglio lo dicevo io, cioè che Mondrian non possedeva questa grossa strumentazione scientifica, non faceva riferimenti alla fisica, per esempio. Invece nella Bauhaus questo avveniva. Ecco, mi pare una cosa abbastanza importante conversare su questo problema, perché ancora oggi ci sono dei prodotti, sedie, poltrone, tavoli, che vengono fabbricati ancora adesso,
sembrano pensati domani, per dire che sì. Sono attualissimi, eppure hanno 50 anni di vita. Sì, per esempio la sedia di Breuer, che è del 1925, la vediamo dappertutto, anche nella nostra facoltà, cioè questa sedia col profilato di metallo e la paglia di Vienna, insomma semplicissima, ed è stata formulata da un allievo di Klee, insomma è stata cioè proprio pensata nella sua semplicità. Lampade, ormai oggetti d'uso, sono praticamente, vengono da questa scuola. Che cosa si voleva fare? Si voleva reagire al romanticismo, diciamo così, di un'arte, di una vocazione artistica che stava lì, che insomma spingeva all'espressione, giustamente, ognuno cerca la sua espressione, ma che poi circolava senza trovare una possibilità di entrare nell'uso della vita, della società, cosa che invece nel passato era avvenuta. Quindi ecco cos'era il tentativo di Gropius, di Kandinsky, di Molinaghi, che è stato lì in questa, che ha portato tutte le idee dell'avanguardia russa, perché Molinaghi era ungherese, veniva dall'ambiente che aveva studiato con Lissinsky, eccetera, e quindi portarono in questa scuola questo sogno, purtroppo, perché è rimasto un sogno. Poi i nazisti nel 1932 hanno distrutto, insomma hanno mandato via tutti e praticamente si sono dispersi, è stato in tutto il mondo gli maestri di questa scuola. E che cosa volevano far ricircolare questa qualità dell'opera d'arte, che si esprime proprio attraverso una concentrazione che l'individuo ha sulla sua volontà espressiva, la volevano far ricircolare nella società stessa, invece di una macchina da cucina, appunto, con una venere scolpita, invece no, un disegno che risponde a questa esigenza, appunto, del mondo contemporaneo, e che d'altra parte, oltre a rispondere ad esigenze di tipo diciamo vissuto da una società industriale urbanizzata, sia anche un portato dell'invenzione dell'individuo, ma di un individuo che riesce poi a fare circolare quello che lui vuole trovare nell'espressione, insomma. Sì, io credo che per rendere ancora più in soldoni questo concetto dovremmo riferirci alle automobili. Penso che tutti abbiano visto, perlomeno per immagini, le prime automobili. Le prime automobili avevano la forma di carrozze, alle quali mancavano i cavalli. Perché avveniva questo? Perché la prima automobile è stata una carrozza su cui si applicava un motore, insomma, quindi la forma della carrozza, dell'automobile era la forma di una carrozza. Oggi nessuna automobile ha più questa forma. Ecco, com'è che si è arrivati a definire l'automobile come tale, non più come carrozza priva di cavalli? Evidentemente usando un certo tipo di razionalità. Ecco, la sedia di Breuer com'è che nasce? Evidentemente nasce con la messa a punto di una serie di componenti che sono, per esempio, la macchina che può piegare il tubo in un certo modo, per esempio la funzione, quindi lo studio anche di come si dispone la schiena sulla spalliera, mettiamo, cioè certo, tutte queste cose. Questo è importantissimo nella storia della cultura moderna, cioè la funzione, ritrovare la funzione. È ovvio, la funzione è il supporto più importante per l'arte astratta, insomma, no? È proprio... Ecco, com'è che c'è stato questo collegamento, diciamo, tra operazione che era formalizzata, nel senso che si eseguiva in opere d'arte, diciamo in quadri, in disegni, in acquerelli, eccetera, e poi invece si è passati a una produzione di oggetti che tenessero conto appunto di questi dati di cui si parlava, cioè la macchina, eccetera, che precedentemente non interveniva neppure in questi artisti. Cioè questi artisti, dico, Mondrian usava la squadretta, era sempre una squadretta, non certo, è che... Certo. Ma io penso che gli artisti si siano resi conto negli anni appunto dell'avanguardia russa, di queste prime scuole d'arte che si sono formate in Russia nel 1917-20, e poi nel Bauhaus, e poi anche in fondo nel gruppo De Stijl, perché anche lì non dimentichiamo che con Mondrian c'erano Rietveld, c'erano Aud, c'erano architetti importanti. Si sono resi conto di che cosa? Che
Finché l'occhio dell'artista si volgeva soltanto a questo quadro da appendere alla parete, evidentemente si rimaneva in uno stato di isolamento, e quindi c'era come un qualcosa di troppo, di enfatico nel rapporto tra individuo e arte. E si sono resi conto che la grande tradizione del passato era invece affidata a uno stile che era uno stile di vita, uno stile che riguardava la città, che riguardava l'ambiente urbano, che riguardava, insomma, noi ancora oggi guardando, diciamo, andando a visitare un Siena, insomma, rimaniamo colpiti, o Firenze, da come non soltanto ci sia Beato Angelico o che so io, ci sono Brunelleschi, c'è lo spazio della piazza, c'è la via, c'è il rapporto tra spazio e cortile, ci sono tutti questi elementi che evidentemente facevano la grandezza di un'arte del passato e che noi abbiamo perduto nell'Ottocento. Allora, questo sforzo di recupero puntava proprio su quella che era stata l'arte più importante, l'architettura. Ora, l'architettura poi, tra l'altro, aiuta proprio a capire che la funzione, appunto, è proprio l'elemento funzione contro l'elemento, diciamo, soltanto iconico. Perché noi, quando entriamo, io questo volevo dire prima anche, quando in fondo tutti noi, insomma, facciamo questa esperienza, entrando in una casa abbiamo la sensazione di un disordine, o entrando in un'altra casa abbiamo la sensazione di un ordine, un equilibrio, di un qualcosa. Quindi evidentemente i rapporti spaziali che si stabiliscono anche proprio individualmente e che costantemente noi nella nostra stessa casa operiamo, mettiamo in ordine, leviamo una cosa, la rimettiamo di là, sì, guardiamo che non sta bene, sta bene, non sta bene. Ora, che cos'è questo? Questa è un'idea della forma che naturalmente va educata nel modo come nel Bauhaus tentavano di fare e come gli artisti, tutti questi artisti hanno tentato di fare. Lissinski addirittura avventuristicamente diceva: finisce il quadro, no? Questo Praun era una specie di stazione di sosta, diceva questo suo quadro che lui chiamava Praun, con una formula che adesso è inutile spiegare. Questo quadro è una stazione di sosta dalla pittura all'architettura. Il quadro prima serviva per celebrare Dio, poi serviva per celebrare lo Stato, il re, ora poi è servito al borghese per guardarselo seduto nel divano. Ora basta con tutto questo, facciamo in modo che l'arte entri proprio, circoli intorno a noi, nella casa, negli oggetti, eccetera. Questo discorso di Lissinski è stato recepito chiaramente in modo assoluto dal Bauhaus. Infatti Molinaghi, che ha proprio ereditato questa tradizione dell'avanguardia russa, è stato il più grande appoggio per Gropius nel momento in cui lui ha fatto il Bauhaus, insomma. Sì. Bene, ormai siamo arrivati alla fine, vedi, il tempo corre molto in fretta quando si conversa con questo piacere. Io sono stato molto sì, bene, non so se tu. Anch'io molto, va insomma, bene. Speriamo che altrettanto sia per quelli che ci ascoltano. Sì, penso di sì, spero anch'io di sì. Va bene, ti ringrazio anche a nome dei nostri amici di essere intervenuta e a tutti do appuntamento alla prossima volta. Abbiamo trasmesso Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.